Ragazzi, bentornati. Per voi è passato poco tempo. Per noi un'infinità. Per noi 2 mesi quasi. Sì. Daniele, infatti, non so che cosa si ricorderà di tutto ciò. Qualcosina. Qualcosina, però, ma devo rileggermi. Adesso, infatti, esatto, rileggiamo. Io mi auguro anche che la qualità della registrazione sia migliorata, perché abbiamo un computer nuovo. Vai un attimo su cambia profilo, vediamo se ci sono io o... Ah no, profilo attuale Daniele, perfetto. Ok. B, esci dal menu, riprendi spedizione. Io direi di soffermarci un po' sulle ipotesi. Questa parte semmai ve la taglio. Ah, lo facciamo. Perché sì, per sì, voi sì, è passato una settimana. Ora ho deciso, voglio andare... Come vedrete, esatto, non è successo un cazzo in questo ciclo. No, assolutamente niente. Ora voglio andare all'intruso, cioè quella capsula che vediamo andare dritta per dritta. Un meteorite. E poi voglio andare sul sulla luna lavica. Guardala. Lanterna. Guardala. Che cazzo è? Ma culo, mi sono cagato addosso. È andata via la luna. Hai distolto lo sguardo. Purtroppo. Allora, ricordati questo, ti dico. Allora, sì. Sul gemello braci, diciamo che il focus per ora, poi il gemello braci ovviamente avrà altra roba, però il focus attualmente è il viaggio nel tempo, fondamentalmente, sì. No? O questa capire sorta capire questa di... storia, esatto, del... Io te la sintetizzo dicendoti viaggio nel, sì, tempo. Sì, sì. Quindi, quello è il focus di gemello braci, attualmente. Ora, dove lo vado a trovare? Sull'anterna cava. Su rovo scuro, invece, hai 2 cose. Il, sì, segnale di felspato che l'hai sentito, sì, e questa terza capsula, vero, che è stata persa. Raga, c'è tanta roba da andare a vedere. Io non vedo l'ora. Allora, dove cazzo è fragile, il... vai a sinistra. Vado a sinistra. Basso a sinistra, basso a sinistra. No. Scusate raga, vi starete rincoglionendo. Aspetta, non lo trovo. Andare a recuperare. No, se qua sta vuoto fragile. Eccola la tua. Picchia raga, comunque io questo cazzo di gioco. Ah, quindi andiamo prima lanterna cava? Va bene. Volevi andare prima? Prima all'intruso volevo andare. Ah, allora scusami. Vai. Perdonami. Te lo trovo subito. Intruso. Cazzo. Perché te lo viene da trovare adesso. Non c'è sulla mappa, vero? No, c'è sulla mappa, ma il bello è che è infatti stato dall'altra parte. Ok. Intanto mi faccio uscire del sole. Eccolo lì. Gli altri che ci vogliamo poi. Ah, perché è così lontano? No, perché diciamo che per scoprire davvero devi risolvere un piccolo enigma. Ok. Ma Giulia. Giulia, ti scrivo a cena. Eccoci. Ma che cazzo? Tranquillo. Cosa devo fare? Tranquillo, adesso rallenti. Fa tutto lui. Eccoci qua. A ok. Terra. E lì. Guys, sono emozionato. Bentornato. Sono veramente emozionato, non voglio toccare quella merda. Che la gravità è bassissima. Eh sì, perché sto posto è piccolissimo. Madonna del buono e cattivo Gesù. Ma sarà neve? Ma io mi incula, guarda. Beh, sembra ghiacciato, eh. Ok. Eh sì, è ghiaccio. Oddio, scivoli anche. Oh bro, ma come mi mancava sto gioco. Io sono sempre contentissimo. No, ma a me invece, ansia, per esempio, però, adesso per mi Dio, ha stupito. Come si accende? Okay. A me per esempio adesso ha stupito che ancora adesso. Porca puttana. È questo il posto. Mi stupisce che ancora adesso. Occhio. Spingiti giù adesso, spingiti giù. Ma come si fa? Muoviti verso tipo in avanti. Esatto. Madonna! No, raga, che ansia, però, per Dio. No, non so cosa sto facendo. È la gravità. Sta fottendo la gravità. Sono fermo. Questa merda è ghiacciata, si scioglierà più mi avvicino al sole. Figli di puttana. No, ci sei.
vicino più o meno. Aspetta, scusate raga. Facciamo così, decolla un attimino. Occhio. Ma no, sono al sole, sono morto. Sono morto, no, che, no, ansia. No, che ansia. Che ansia. Ti stai lottando troppo. Aggancialo. Tieni premuto A. Fortissimo. Ti premuto di così muoio. Posso dire raga che veramente, raga, mette ansia questa cosa. Vai avanti, ce la puoi fare. Se sei bravo ce la puoi fare. Devo entrare. Occhio. Qua dietro devo entrare io. Occhio. Ti conviene prima recuperare il carburante perché lo stai perdendo. Inizia a rallentare. Tieni premuto A. Tieni premuto A. Tieni premuto A. Devo entrare nella scia. Tieni premuto A. Vai, avvicinati ancora un'antichietta. Ok, bravo, bravo, bravo. Ce l'hai. Ce l'hai. Inizia ora a rallentare. Rallenta piano, piano. Siamo poi appena antipartiti. Oddio, raga, schianti. Questa assenza di eccoci musica. Eccoci qua. Vai, vai, tira su, tira su, tira su, tira su. Olle. Bravo. Mamma, che spettacolo, ragazzi. Che cazzo sei? È la sonda. Vai. Registrazione non tradotta. Come cazzo si faceva? RB. Questo è problematico. Sembra che la cometa è una cometa. Sembra che la cometa voglia sommergere di ghiaccio la nostra nave. Voglia! Se restassimo troppo a lungo in superficie, la navetta potrebbe congelarsi del tutto. Sfoglia, sfoglia, ok. Se così fosse, non potrebbe essere richiamata a casa da qualche da qualcuno grazie al cannone gravitazionale su gemello Braci. E sarebbe un problema. No, è una domanda, eh. Ah, ok, è vero, è una domanda. Se così fosse, non potrebbe essere richiamata a casa da qualcuno grazie al cannone gravitazionale del gemello Braci? Sì, ma prima che qualcuno la richiami, l'esplorazione della cometa risulterebbe molto più difficoltosa senza l'assistenza della navetta. Forse non saremmo dovute atterrare. Dovute. La mia roba dei sessi aveva un senso. Dovute atterrare sul lato oscuro della cometa. Oh merda, è vero. Supponiamo che una di noi resti a bordo della navetta per evitare che congeli e continuare a monitorare la superficie. Ritengo sarebbe saggio, Clary. Se non è un problema per te restare qui, io e Polk potremo esplorare la superficie. Occhio, eh. Ok. Ora, a parte, io mi amo. Cioè già si vede che comunque questo qui è diventato il mio gioco preferito. Perché prima sapevo perfettamente dove andare. Adesso, cioè, tipo ti ho fatto da direttore di volo. Bello, bello, vero. Cioè mi gasa, ti giuro, aver trovato un nuovo gioco preferito dopo tutti questi anni. E beh, ci sta. Allora, lo comprendo. Adesso torna alla nave, sempre che non si sia staccata per via della gravità. Può essere. Non penso. Ma avrò finito tutto qui? No. Allora, te lo spoiler o no? Però non è come pensi. Cioè io non devo aspettare di avvicinarmi al sole per capire di più. Io penso di sì. No, no, infatti io ti dico. Dov'è, cioè la... ora come ora, ora in questo istante, non puoi scoprire altro. Però se aspetti forse quello che hai detto, perché secondo questi me stronzi sì. Sono dei figli di puttana, magari sì. Dov'è la nave? Io non la vedo. Madonna del... quel mondo lì è andato a puttane. Lo carburante critico, dov'è la tua nave? Non la trovo, non so dove. Se vuoi ti do una mano. Lo so, ho fatto una stronzata. Tantissimo. Mi piace. Su Outer Wilds si gioca, eh. Madonna, però che poi sei passato proprio spiccicato al sole, che bello. No, è proprio una goduria. Sai questa che la nave è andata via? Mi sa pure a me. È distrutta quando sei arrivato al sole. Ma stiamo andando nel cazzo di buco bianco. No, porco. No, non ci passa. Ok. Ci passi molto vicino. Una vera ansia. Beh, guys, io me la godo allora. Tanto devo morire. La nave è andata. Più che altro, aspetta, fammi. Guarda, ti posso dare un'ultima possibilità, ma non so se fai in tempo. Ma poi. Non c'è niente. Senti, l'ho morto. Vabbè. Tranquilli, adesso facciamo una bella cosa. Ci si ritorna. Fidati che se ci si ritorna ce si l'hai. Scopre. Senti. Comunque, allora, quello che scoprirei su questa cometa, uh-huh, non è essenziale, ma è la bella roba da sapere. Va bene.
Vabbè. Cioè io ti avviso. Vabbè. Sia quello che scoprirai su Lanterna Cava, sia quello che scoprirai su... Ma io l'avevo intuito, eh. Sono due cose che è bello sapere in più. Mm. È un... cioè non è un easter egg, però è giustamente... anche lì, quando ti rendi conto che hanno pensato anche a queste altre cose. Raga, incredibile. Veramente è un gioco incredibile. È un gioco unico. È un gioco unico. Che sto amando. Mi fa piacere tra l'altro che sei subito rientrato. Sono molto contento. Allora, ora punta verso destra. Proviamo a destra. Destra ancora, destra ancora. Destra ancora. Gira, 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 gira proprio. Eccolo là. Quello lì. Allora, sorpassa il sole, ti conviene proprio. Ok, vai avanti. Si fa così. Sì. Ok. Iniziati ad abbassare perché sennò vai un po'. Minchia, sono veramente un direttore di volo. È vero, è vero, è vero. Ok. Perché questo è un one shot, eh. Sì, sì. La stella lì. Eccolo là. Quello è il buco bianco. Ok, non è un buco a cazzo. LS, no, miralo. L'altro. Non è quello. Questo qua. Ah, ok. Tasto in su. Ah, ok. Basta, ci sei. Se fai il tempo, se no ti schianto. Mi schianto, dici? Puntalo, puntalo, puntalo. Vai prima. Ok. E a terra. Ma non dietro, ma davanti. Ce la fai, sì, fidati. Non dietro, ma davanti. Va bene. La bella è che lui mi dice che io mi sto avvicinando, ma... Ce la fai. Vai, riprendilo. Obiettivo mancato. Ora. Ce l'ho. Ok. Ok, guarda piano piano. Oh, addio, raga. Ok, devo andare piano, però. Allora, ce la fai. Quello lo fa lui. Ah, ok. Ricordo, però. Lui si ferma. Va bene. Cioè, pensare che è così piccolo eppure è enorme. Più che altro è stato ansiogeno che come prima cosa hai scelto il meteorite, perché il meteorite mette ansia, eh. Il meteorite mette ansia e sceglierlo come prima cosa in cui tornare dopo mesi è tanta roba. Sì, clicca, infatti... esci dalla nave. No, ma io penso che aspetterò qui. No, no, ok, non aspetterò qui. Cioè, io poi lo sai che alcune cose te le dico sempre no, perché ci sta. Tengo. Ce l'hai già, no, ce l'hai già. Ok, comunque non so neanche che cazzo fa. No, ti stai uccidendo? Rimettila. Oh. Ok, posso. Fidati, no. Allora, stai dico qua. Io. Tipo verso. Cerca il blu. Cerca il blu. No, no, giù. Eccolo là, tipo lì. Ok. Cerca di stare proprio più in faccia al sole. Possibile. Eccola, vai verso avanti. Sono dei geni maledetti questi. Sì, ma certo. Però bravo, vedi, perché poi ci arrivi proprio a deduzione, perché è reale, è ghiaccio. Al sole. È un'ansia veramente, ragazzi, sto gioco. E al contempo ti fa veramente sentire nello spazio. No, no, vabbè, dai, raga. Dai, raga, vabbè. Allora fai tu. Vai, trova un buco. Trova una fessura. Qui? Non lo so, devi trovarla. Immagino che sia qui. No, decolla un attimo, magari. Vedi un po' se la becchi in giro. Devi trovare una fenditura. Una fessa devo trovare. No, la così arriva. Puttana di tuo zio. Buttati giù. Eucaristico il tutto. No, no, è andato. Eccola, era là. Era là. Era lì. Ce la puoi fare. No. Ah. Buttati. Ah, forse butto, ce la fai ancora. Sto buttando. Ce la faccio. Ce la faccio. Si è chiusa. Ma si chiude? Sì, era qua. Si chiude. Allora, ora assurdo! Ora hai due opzioni, o aspetti qua. Perché poi perché si riapre? Fa un secondo giro, però hai veramente poco tempo dopo. Cioè dovresti fare tipo perfect run. Allora, o se no la riavvii. No, la faccio. Fa vedere sono quanto. Pronto. Devo stare qui. Quanto tempo ci metti? Merda, non ti puoi manco riposare, non c'è manco il falò. Almeno potevamo aspettare. Madonna. Che devi fare tutto il giretto. Ah.
Ah, deve fare tutto il giro? Sì. Porca troia. Cioè, se quella rabbia ce la risolviamo. Sì, sì. Perché in realtà, non te l'ho detto ovviamente, da qualche parte, ma non mi ricordo dove, c'è una cosa che dice... C'è una roba che dice... C'è una fenditura che si apre nel meteorite. Però ah, c'è? Sì, sì, sì. Te lo dico. Detto, in realtà tipo ti dicono, tutto a un tratto ci è sembrato che ci fosse un buco. Ah, beh, bello, regà, dai. È fatto da Dio. Come al solito non ti dicono, si apre. No, ci è sembrato, c'è sembrato che ci fosse che... un buco. Aspetta, adesso ti ci porto. Vabbè, raga. Adoro. Che bello che si apra e poi si giustamente fa il giro e si richiude. Cioè, incredibile. Io vorrei vedere, io sono convinto che se cerco su YouTube trovo gente che ci ha fatto le cose più assurde. Dove? Su sto Outer Wilds. Ma in che senso? Fisica, robe. Un po' alla Zelda. Oddio. Sai che non lo so. Secondo me sì. Perché comunque è molto. Cioè, io vedo anche quando lo cerco. Molti proprio. È molto inquadrato. Cioè, capito? Molti appunto proprio. Cioè. Non... A me sembra proprio il contrario. Sembra la cosa più aperta del mondo. No, è aperta. Però dico, la gente sembra proprio comunque che lo giochi per il gioco. Cioè, capito? Non ma lo gioca. Ci sarà sicuramente quello zoccolo duro che certo. Ci fa le porcate. Ed è bello. Quella spaccatura lì. Ok, eccola. Io adesso mi metterò. Oh, ho fatto tutto lui, Raga. Oh fuck. Oh, no, così ti ammazzi. No. Lì. A destra. Ce la fai? No. Vabbè, un cazzo. Ah, che troia. Ma che è successo? Ha fatto tutto lui. Io ho detto, ma rallenta, bella lì. Invece vai, dritto per... Ma poi non so perché non l'ha mai fatta questa cosa. Una spada. Dai, no, ti volevo fare questa cosa. È diventato lunghissima. Una cosa fantastica. Certo, ovviamente, incazzato nero lui comunque. No, ma poi, no, quindi poi speriamo che azzecchia la prima botta. Quando sei dentro. Chissà che cazzo dovrò fare. Comunque non vedo l'ora. No, dai, che si spendo. Guys. E secondo me è giusto che sia il tuo gioco preferito. È giusto. Ha senso, dici? Ha senso. Beh, ma perché, cioè, come ho detto anche l'altra volta, Elden Ring ovviamente sarà forse il gioco, essendo la summa del genere che adoro, ci sta che sia anche la summa di tutto ciò che io amo. Certo. E ci sta che io me lo porterò dietro per magari anche molto più tempo di Lucifer. Vedi, ce l'ha. Lo fa. Fanculo, merda, sono più forte di te. Mi so guidare meglio. Testa di cazzo. Ci sta che sia anche in qualche modo più... Cioè, se vogliamo che abbia una longevità migliore, esatto. Ma è veramente, ma ragazzi, il discorso di dire Elden Ring ha dei difetti, Outer Wilds non ce li ha. Cioè, basta. Non c'è nient'altro da dire. È vero. È un'emozione unica, perché lo è. Perché è davvero così. Perché comunque non c'è altro di così bello veramente, cioè non so come dire. Voilà. No, ho sbagliato strada, sono un coglione. Bravo, riconosco tutto, ma ok, ce la facciamo, ci arriviamo in tempo. Il rumore è bellissimo. Ce la farai? Sì. Essere giusto. Se non sbaglio.
sicuramente. No, dicevo, cioè questo è proprio, eccolo che arriva la gravità del sole. Questo qui, cioè capisci perché sì. ti stai muovendo? Perché c'è la gravità del sole. È incredibile. In no, però ecco, cioè, capito, un gioco che ha tutto. E che è veramente, nella sua semplicità, semplicemente la cosa più bella che c'è. Vabbè, eccolo. Eccolo. Okay. Cioè, per me ha proprio senso, perché, capito, Elden Ring è semplicemente un grande gioco fatto molto bene e molto bello. Occhio, 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 occhio. Non posso muovere con troppa velocità. Va bene. Oddio raga, è bellissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, fermo. Ok. Ah, è certo. Ok. Esatto. E ricordati istantaneo. Come si faceva? Ecco. Con RB. Ok. Tipo lì no. Ok, devi Addio. Essere molto bravo qua. Bro. Datti un secondo per pensare che sei chiuso dentro un meteorite. Dai, è incredibile. Occhio. La... Guardati sempre attorno. Posso andarci lì? Potresti, tanto guarda. Perché magari ci sono anche delle cose. Ossigeno, bravo. Io posso andare in tutti e tre. Più o meno. Guarda, occhio che c'è una roba da tradurre. Sì, sì, ho visto, ho visto. Adesso traduciamo questo in primis. Rilevo delle letture energetiche molto più forti. Ora che siamo sotto la crosta. Qualsiasi cosa sia, deve trovarsi più vicino al centro della cometa. E inizio a pensare che sia più pericoloso di quanto credessimo. Beh, io pensavo fosse già pericoloso. Clary, puoi sentirci? Sì, ma le vostre voci sembrano molto lontane. Temo che perderemo del tutto la comunicazione se continuerete la discesa. Assicurati che i sistemi della navetta non si congelino, Clary. Torneremo non appena identificheremo la fonte della lettura energetiche. Stanno, quindi hanno rilevato dell'energia. L'energia. Che però non sembra così positiva. Comprendo. Cosa vedi comunque tutto attorno a te? Ci sono i cristalli. Bravo. Che di solito indicano la materia ectoplasmatica. Però non sta agendo. Tu vai piano e scatta. Scatta sempre. Ok? Certo. Ho capito perché hai ghiacciato, figli di puttana. Per incularti all'evenienza. E mo, mannaggia la puttana. Oddio, c'è raga, è bellissimo. Comunque ragazzi è platform. Cioè è proprio un gioco platform qui. Ok. Occhio. Non guardati, devo andare là. Non devi andare là. Guarda. Dove devo andare? Su. Lì. No, che cazzo devo andare? Lì. Eccolo, forse là. Aspetta. Ah no, ma io sono arrivato da qui. Ma ci dovrebbe essere un buco da qualche parte, tipo, aspetta, non vedo bene. Qua? No. Aspetta, oh, okay, raga. Non andare giù. Non evidentemente andare giù. Io qua non posso andare, ma se io sono arrivato. No, ma aspetta, qui. Aspetta, eccolo. Ah, lì! Lì. Su. Certa. Mamma mia! Ok. Va benissimo. Piano. Occhio. Qui posso andare. Sembrerebbe. Piano. Guys, bellissimo. Piano, bravo. Dai, sinistra, beh, perfetto, sinistra. Bravo. No, raga. Dai, geniale. È stupendo. Allora. Io lo amo sto gioco. E Madonna del panificio. Scatta, non ti... Non... Vabbè, grazie, mi è andata di culo. Che culo? Mi è andata di culo, perché non scattavo. Boh. Cosa devo fare? È un uomo? È un nomai? È un nomai, sì. Controlliamo se c'è qualcosa attorno, ma non penso. Guys, ma come cazzo è conciato? Ha tre dita? È un nomai? Ma che cazzo è tutto robotico, tutto... Guarda tutto steampunk. Strano. Ok. Vado dentro, giù. E mo? Ce la fai. Sei stato agganciato. Vai giù e inizia a tenere premuto A. Qua è tutto ok? Più o meno sì. Occhio. Materecto. C'è comunque, quindi sei sempre attento. Là. Guarda che cosa c'è. Qua. Al centro. Oddio, bro. Registro della nave aggiornato.
non mai. Fermati e vai verso il coso. La musica, bro, è partita. Questa è molto sta musica. L'involucro sferico di pietra sembra la fonte della... Ah, è morto Puck? Oddio, speriamo di no. L'involucro sferico di pietra sembra la fonte delle strane letture energetiche. Correzione. La fonte deve essere qualsiasi cosa si trovi all'interno dell'involucro. Rilevo una qualche forma di materia insolita. La pietra sta modificando le nostre letture energetiche. Dovrebbe essere almeno 10 volte più forti di quanto non rileviamo ora. Pai, penso che non sia il caso di interagire direttamente con quella materia. Per quanto ne so, un contatto diretto ci risulterebbe quasi sicuramente fatale. Non ho mai incontrato nulla di simile a questo involucro, ma è ciò che ci protegge da qualunque cosa sia visibile all'interno. E la cosa peggiore è che questa materia è incredibilmente esplosiva. Oddio, poi ne parliamo. Pai, qualunque cosa si trovi all'interno di questo involucro di pietra non è solo molto instabile, ma anche altamente pressurizzata. Guarda la scansione di densità. Non ho mai visto nulla di così compatto. Che cos'è? È n volte più grave di quanto pensassi. Se questa pietra si fratturasse, la materia letale al suo interno si espanderebbe rapidamente, annichilendo questo sistema stellare in una frazione di secondo. E la pressione continua ad aumentare con l'avvicinarsi della cometa a questo sistema solare. Grazie al cazzo si va a schiantare. Pai dice: ritorna immediatamente alla navetta. I nostri amici devono sapere che in che terribile pericolo si trovano. Lascia qui l'equipaggiamento e corri. Cosa hai in mente, Pai? Più scopriamo su questa materia aliena, migliori sono le nostre possibilità di sopravvivenza. Imparerò più che posso qui. Vai ad avvisare gli altri. Forse potranno costruire un qualche tipo di rifugio. Vai, Pok. Quindi è rimasta Pai. E probabilmente lei è Pai. Assurdo. Quindi ti hanno anche appena spiegato da dove arriva la materia ectoplasmatica. Fuori dal sistema solare. Ed era dentro questa cometa. Ok. I Nomei, involontariamente ovviamente, l'hanno liberata. Ma ora io me ne posso andare o... In teoria c'è un modo per andarsene. Cioè, nel senso, sarebbe... Domanda, ma è finito tutto? Credo di sì. Cioè, allora, la cosa importante, okay, sì. Se ti dice che c'è altro da esplorare, molto probabilmente... E questo qui è la mamma proprio della materia ectoplasmatica. Sì. Se ti dice che c'è altro da esplorare, molto probabilmente è quell'audio in cui ti viene detto che hanno visto qualcosa in buco. Madonna, guarda là. Però la cosa che dovevi vedere l'hai vista. Va bene. E ti consiglio direttamente, senza che ti rifletto davanti alla strada, di avviare. Tanto sì, la roba che devi vedere è vista. La nave ti si è anche rotta perché il 99% è passato sul sole. Quindi è una roba che chissà da dove cazzo arriva. E loro l'hanno involontariamente, come se avessero aperto, capito? Non è uscita tutta, perché ovviamente hanno detto avrebbe annichilito tutto. Sì. Però un po' se ne sono portata dietro. Ed è morta Pai, forse. Tra l'altro quella musica drammaticissima solo in quel momento, e ce ne sarà anche in altri. Assurdo, eh. La storia dei Nomei comunque, ma penso che l'avrei notato, non è una storia bella. No. Anche sono quando persone ci che persone, sono esseri che hanno provato in tutti i modi a fare del bene e se la pigliano continuamente nel culo. Vai, andiamo ad aggiornare questo libretto. Let's go. Scusate. Tutto il giro è fatto. Infatti. La navetta però, eh. Quindi vedi? Hai praticamente esplorato. Ci sta. Devo tornare al cannone gravitazionale. Il gemello Bracci, te lo ricordi? Sì, io ci sono già stato. No. Tu sei stato in quello di Vuoto Fragile. Di Vuoto Fragile, vero? Infatti, vedi, della navetta ti dice c'è ancora altro da esplorare perché probabilmente... Quando arrivo qui lo dovrei Oppure trovare. Perché lì vicino c'è ancora qualcosa, potrebbe anche essere. Ok, in caso... Ti si ripassa. Eccolo qui. Ho ritrovato i due membri dell'equipaggio della navetta non mai dispersi nei pressi di una grossa roccia. Ah, minchia, erano sia Pai che Puck, sono morti entrambi. Va bene. Va bene. Mi dispiace.
ci hanno accompagnati per un po' loro. Sì. I Numai riuscirono a rintracciare l'origine delle strane letture energetiche. Un rivestimento di pietra sferico pieno di materia insolita. I Numai appurarono che questa strana... Ma domanda! Vai. Il Sole diventa una supernova? Sì. Non quando questa cometa entra nel Sole, vero? No, non entra nel Sole. Ok. Stellare una porzione di secondo. Uno dei Numai rimase indietro a esaminare la materia aliena, mentre gli altri si precipitarono in superficie per allertare gli altri. Giustamente, tra l'altro, per un attimo, ma ci sta, ma tanto questa cosa qui finirà quando finirà il gioco. Sempre che ragioni come un gioco normale. È assurda questa cosa. Stupendo. No, no, ma cioè nel senso, tu stai ragionando. Sì. Sempre, non te lo posso dire niente. Non me lo dire, va bene. Niente. Però stai ragionando da videogiocatore che gioca ad un videogioco. Ad un videogioco, invece questa qua è la vita. Allora, guys, assurdo. Veramente. Ricordati una cosa, però, ecco, bravo. Tu prima avevi detto la cometa, però questo te lo posso dire perché in realtà l'avevi scoperta. Sì. Oppure no? Non lo so, non ne sono sicuro se l'hai scoperta, forse la scoprirò dopo. Vuoi andare a Lanterna Cava? Sì. Allora, vuoto fragile, quindi e questo sinistra. Qui. Calma. No. Oh, ci puoi provare. Ci voglio provare. Ci puoi provare. È molto difficile. Cioè, non ci si riesce molto facile, però è una bella scorciatoia. È una scorciatoia che loro comprendono, eh. Ok. Ma devi essere bravissimo. Tipo, io non mi sto abbassando, per esempio, capito? Cioè, io non ce l'ho mai fatta. Te lo dico. Cioè, io sono andato lì quando il gioco mi ha dato la possibilità di andarci, a modo suo. Non ce la farò. Ci sta, però provarci, muoio, è giusto. È giusto, provo. Però, Vediamo. Innanzitutto devo capire da dove cazzo rispondo. Allora io ti direi di... è da su, da giù, da giù. Non devi andare verso... allora, eccola là, vedi. Girare. Occhio, iniziati un pochino ad abbassare. Esatto, però è la prima volta che lo faccio anch'io, sai. Occhio però perché... esatto. Devo togliermi questa merda. Io ti consiglio di tenere comunque il gancio, così almeno vedi la velocità. Ah, è vero. Vedi, perché adesso ti stai andando in faccia. Esatto. Aspettala che fa un altro giro, tanto non ci rientra. Guys, assurdo. Vatti un pochino proprio avanti perché sei comunque a 4 km e stabilizzati. Fermo. Tieni pronto A. Fatto. Ok. Oh no. Madonna, ti sei passato. Madonna. Mo ti investiva. Dai, bro. Ti prego, arriva. Madonna, se ce la fai. Ti prego, arriva. Ti prego, arriva. Bravo. Devi arrivare. Ecco. No! Vabbè, impossibile. È vaffanculo. È bro. Penso che sia la fine. Però va bene. È difficile. Ci siamo andati vicini. Molto. Però è veramente bassa. Allora, c'è chi ce l'ha fatta. Però è proprio tipo la cosa più difficile su cui atterrare. Perché va veloce. Devi essere bravo. Devi essere preciso. Quindi è difficilissimo. Però è perché in teoria ha un segreto della Madonna. Quindi. Immagino letteralmente il segreto. No, non voglio andare lì. No, ma cioè, nel senso, non è, cioè, non avresti, cioè, se tu ci atterri, sì. Cioè, ti ripeto, gli sviluppatori comprendono che ci puoi atterrare. Sì. Ovviamente te la rendono iper difficile perché vogliono che ci vai quando puoi andarci. Certo. Però c'è loro un momento in cui io posso andarci. Sì. Beh, sono molto mettevo. Ah, è vero, c'era su il simbolo, devo trovare il teletrasporto per arrivare al Sole. Bravo. Ok. Madonna, bro. Bravo. Bello, veramente figo. Diciamo che scoprirai, ma guarda, tra l'altro penso che un'ora massimo e l'hai scoperto. Va bene. E allora è il momento di andare alla cazzo di Lanterna Lava. Molto brava, e tanto però l'indizia ti ha avuto fragile. Quanto mi manca avuto fragile. Figo, veramente. Avuto fragile è bello. È il concept. Io sono aggrappato a vuoto fragile, non a lanterna cava. Ma va benissimo, eh. Adesso tra quando ti avvicini un po', stacchi e attacchi. Occhio poi perché su vuoto fragile, cioè su lanterna cava, te l'avevo anche fatto vedere. Ci sono tre buchi, uno solo di questi. Guarda che me la vado a pigliare nel culo. Cos'è, la luna quantica? No, è profondo gigantesco. Me la vado a pigliare nel culo. Credo che lo potevi schivare, però.
poi, anche se in realtà ti avviso già che non potresti comunque sbloccare il tutto, ricordati che tu hai anche scoperto una cosa, hai scoperto come arrivare al nucleo di profondo gigantesco, eh? È vero, devo entrare nei cazzo di tornadi. Bravo. Scusa che prima non te l'ho detto, ma sono ricordato. No, è vero, scoperto. Io raga qualche volta lo riaggiorno su quello fa che ho scoperto, ma fa bene perché sono mesi, ragazzi. Prima gli volevo dire qualcosa riguardo alla supernova che non mi ricordo se è stata scritta nel tempio di Vuoto Fragile o su Gemello Brace, quindi sto zitto perché ok. È comunque oh! Ma perché? Porca puttana. Ce l'hai fatta però, Sai che non lo so perché. Allora devo scendere e arrivarci volando. No, non farlo. A parte che non ho. Fidati, no. Zio, è esploso, mi sono cagato addosso. Ma perché? Sai perché secondo me? Perché si tu è hai bucato. Acquisito l'accelerazione. No, a parte quello, però tu hai acquisito l'accelerazione verso il Vuoto Fragile. Ma non avevi rallentato verso il Vuoto Fragile. Quindi quando gli hai detto lanterna cava, lui in realtà tipo era sì, bro, ma io sto andando verso il Vuoto Fragile. È vero, raga, ho fatto una cazzata. Stavo andando a tutta velocità verso un pianeta e ho mirato. Però ci sta a riabituarsi alla fisica di. Bello, però. Ci sta. Io a me invece, guarda, mi ha stupito anche prima che l'ho veramente tanto inglobata. Cioè, fino a che dicevo gioca ad Outer Wilds. No, però vuol dire che l'hai proprio. Cioè, l'hai fatto proprio tuo. Presa questo movimento. Allora, sempre sinistra. Sempre sinistra? No, aspetta. Sì. No, destra, scusa. Adesso ho sbagliato stavolta. Eccola. Ce la fai. Occhio. Punta la bella. Là, vai. È facile. Ok. Stavolta ho puntato proprio lanterna cava, vaffanculo. Niente, esatto. Tutti scherzi. Anche se occhio, perché se la lanterna cava. No, che non ce la fai apposta. Perché a volte magari va dietro e quindi ti schianta. Assurdo, guys, veramente bellissimo. Ecco, ma infatti no, vedi, quando ce l'ha puntata, vedi, sta già facendo. Esatto. Ok, però devo stare comunque molto molto attento. Ce l'hai, finito. Ci sei. Devo entrare in uno dei crateri, immagino. Cerca bene. Uno dei tre ce l'ha. Clicca sempre ovviamente A perché devi essere stabile, se no viaggi per l'eternità. Esatto. E poi c'è la lava, ricordati. Esattamente, io non voglio. Questo mi sembra il più tranquillo di tutti i crateri. Ma no, non mi sembra. Così. Vediamo. Vai giù. Mannaggia, raga, lo odio. Lo odio già sto pianeta di merda. Beh, anche questo è uno abbastanza complesso dove atterrare. Però è l'unica difficoltà di questo pianeta, atterrare. Questo pianeta poi è un satellite. Vabbè, occhio, sali. No, non è lui, decisamente. Quindi è uno di quei due là. Sarà lati. Lui. Sali. Sarà lui. Ma fortuna che non ha tanta gravità, se non stora. Cioè, non avevi detto. Sì, era già nel culo di sua mamma. Ah, così, lui. Dove qui era? Vabbè, oh zio, dai, alzati però. Dai una bella spinta così che ce l'hai di più. Devi essere. Vabbè, allora Cristo è un altro. È un amico. Ma Gumba! Ci deve essere però. No, visto che non l'hai. Continua a non prenderlo. Sarai tu. Però che sono. Zio, ti prego. Bestemmio. No, bro. No, nel senso. Figurato. Porco. No, mi sto incazzando. Dove Cristo il Dio è? Non c'è. Sì, che c'è, bro? Nella mia versione no. Nella tua versione hanno tolto. Non mi sembra. A me sembra sempre rosso. Porco. Adesso faccio un po'. Quando vuoi, proprio passi il controller, non bestemmiare. Devo farcela. 22 minuti. Santo c'hai, Gesù. Amico dei panda rossi. Quello, deve essere quello lì, per forza. Deve essere quello. Mannaggia. Cibacco. È quello lì. Sei tu. Allora, se ti ci soffermi un attimo, Cristo, forse lo becchi di più. Allora. Questi comunque tre non sono. Allora, tutti cagano. Vai. Ma non c'è bisogno che caghino, possono anche non cagare. Ma io spero. Vai, forma quello. È quello. No, non è lui. Ma no, tutti, c'è sempre la lava, In tutti e quattro c'è la lava. Okay. Però semplicemente uno c'ha un punto d'atterraggio. È piccolissimo, cioè è Gesuita. È l'unica difficoltà spottarlo. Non lo spotto. Questo non mi sembra, per esempio. Vai.
guarda bene dentro. Sì, ecco qua, e vai. Però ci sei salvato. Sarai tu, figlio della grande troia. Eccolo. È lui. Porco tutto. Dai, zi, azzicati, ti prego. Ti prego, zio. Oh no, gialla puttana. No, io entro. Bro, piano, 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 che sei di schianti. Ok. Ok, vai, 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 vai. No! Mannaggia! Hai schivato. Beh, guys, però mi odia. Però hai schivato un meteorite, bro. Vai, bravo. Sali, non me ne frega un cazzo. Sali e scendi. Non me ne frega un cazzo. Non qui, non qui. Oddio. C'è la tuta? No. Mettila. Dammi. Permesso, devo andare, devo fare una cosa. Ale. Succhiami il cazzo. Allora. Mannaggia, Vinci. Allora, dov'era il punto di atterraggio? Era quello là, in realtà. Mi dispiace, guys. Vabbè. Allora, dovevo che altro? Così. Vediamo un po'. Vediamo che altro sarà lì adesso? Eccola. La Eccola. Può essere. Ah! Cosa? No. Dai, ok. Così. Allora, iniziamo da questo. Non so se l'avevi notato, Cosa? Luogo attualmente in ospitale, si raccomando l'evacuazione. Io pensavo si stesse da lì qua. Top indizio di Outer Wilds. Grazie. Rilevato incremento dell'attività vulcanica. Anche questo. Negli occhi di Falco. Rilevato incremento dell'attività solare. Sì, solare nel senso che è diventato il sole. Pietra. Vabbè, ecco. Porco tutto. Oh. Vabbè, me la sono cercata. Ah, quale legnoso. E qua c'è il proiettore, ma ci sarà anche l'altro coso, no? Quello che mi fa da dio. La scritta e il proiettore è quello là, Esatto, quando lo prendo. Amici nelle miniere di cuore legnoso. Ah, quindi quello che abbiamo già trovato. Sì. L'ultimo tipo di minerale che ci avete mandato è quello che resiste di più al contatto diretto con il calore. Ok, ecco perché sono tutti. Ce ne mandereste ancora così potremo eseguire altri test? Stiamo cercando di migliorarne la durabilità e la nostra forgia ha già divorato tutto quello che ci avete mandato. Consegneremo immediatamente altro minerale alla lanterna cava. Sarete entusiasti per la realizzazione del guscio protettivo del progetto Gemello Cenere. Ah, ok, ne avevamo già parlato del fatto che avessero costruito un guscio protettivo. Grazie, immagino che presto avremo anche una stima aggiornata sulla quantità di minerale necessario per sigillare il progetto Gemello Cenere. Con calma, comunque. Sarà più del previsto. Molto di più. Anche una minima crepa o fessura nel guscio protettivo distruggerebbe tutto. Quindi è proprio stato sigillato forte, Certo. Sì. L'idea di un rivestimento in grado di resistere super... Ah, scusa. Seppur brevemente è una supernova, ha stuzzicato la mia curiosità. Sì. Occhio, proverete, sì. Un rivestimento che seppur brevemente resisterebbe a una supernova. È una considerazione un po' strana da fare anni fa quando si sono estinti. Ok, guys, allora l'unica. Adesso ne dobbiamo parlare. Guarda la cosa di proiezione. Bestemmio. Che comunque fa sempre parte del gioco. Raga, ripeto, me la sono cercata proprio io sta situazione. Ti ricordo? Dove siamo già stati. Questo comunque è anche sempre per farti vedere come effettivamente Outer Wilds è un gioco completamente libero. Che non è detto è che tu arrivi a questo punto del gioco che hai visto le miniere. Esatto. Ti do un qualcosa che ti dà l'indizio che esistono le miniere. Ok, allora. Parliamo di questa cosa che hai appena letto. Parliamone. Posto che tanto moriremo qui, quindi va bene. No, puoi decollare. No, vabbè, ma voglio morire. Ok, tanto. Ma in generale nella vita. Oppure... Ma avremo finito? Sì, quasi. Sì. E lì? Se vuoi puoi andarci, Lo dico, aspetta, mo vado. Mi sembra che di là non ci sia niente, perché qua esatto, lì è dove si atterra. Vabbè, allora, guarda, ci mettiamo qui. Ci mettiamo qui. Oh, voglio mettermi lì, vabbè. Ci mettiamo qua e aspettiamo la morte. E intanto chiacchieriamo. Ti posso prima consigliare una cosa? Sì. Perché questa qui è una cosa che non si nota. Tu non ci hai pensato, io sono sicuro che non ci hai pensato. Vediamo.
Cos'è questo progetto di cui si parla sempre? Come si chiama sempre? Progetto Gemello Cenere. Tu hai un'idea di che cosa potrebbe essere il progetto Gemello Cenere? Cioè, visivamente? Sarà un pianeta tutto incenerito. Ma tu conosci i gemelli Cressidra, vero? I gemelli Cressidra? Nessuno ci pensa mai, anch'io non ci pensavo mai. Ma è possibile che io l'avessi già ipotizzata questa cosa? Sai che non lo so, però se non mi sbaglio io avevo ipotizzato che uno bruciasse e riempisse di cenere l'altro. Di sabbia. Di sabbia. Però, no, nel senso che, perché molti, io mi ricordo che per un po' di tempo, ma avevo visto anche altri gameplay, mi dice, gemello cenere, ma chissà che cazzo è sto gemello cenere? Si chiama gemello cenere, è lì, è limpido, è lampante, quello è gemello, è gemello cenere. Cenere. Ok, è lì il progetto gemello è giusto cenere. Per... Questo è proprio sai che non mi ricordo una roba? Vai, aspettiamo la morte. Perché volevano rivestire... Faccio un piatto. Sì, sì. Perché volessero rivestire... Perché avessero creato il progetto Gemello Cenere? Non me lo ricordo più. Dentro progetto a Gemello Cenere dove avevano messo le statue. Non ok, ecco, ok. Quindi loro... lo sapevi questa cosa, era sì, che veniva sì, sì, è vero. L'hanno, cioè, hanno creato questa cosa... dei ricordi e hanno detto dove li mettiamo sti cazzo di ricordi? Progetto Gemello Cenere, lo rivestiamo così ai nostri ricordi sono salvi, lì, congelati. Tutto. Esatto. Ora, come potevano immaginare la supernova? E torniamo qui. È brevemente, è successo 5 minuti fa che è stato ricevuto quel segnale. Su come si chiama? Su lì. Su profondo gigantesco. E la supernova sta per accadere. Ma loro parlavano di una supernova, quindi probabilmente per loro era un pericolo imminente. Quanti anni fa? Tantissimi. Se abbiamo visto le ossa dei Nomai. Però io ripeto, ci deve essere qualcosa di legato a questa storia del viaggio nel tempo. È il viaggio nel tempo la chiave per scoprire questa storia, secondo me. Perché quello scarto di tempo, i Nomai devono averlo studiato. E devono averlo imparato. Tant'è che ci sono, ci sono le ricerche sulla cosa di alta energia, che infatti è quello che sta su Gemello Braci, infatti. Sì. È proprio quello. Quindi, guys... Non lo so. Stiamo andando a parlare con mio fratello? Io vado sempre da lui quando voglio stare in AC. In realtà non c'è più niente da dire. È vero. Però mi suona, è l'unico amico che sa qualcosa. Lui è uno. Cioè, quello che succede qui è una delle cose più inquietanti di tutte, veramente. Quella che ti mette più ansia, più angoscia. Il tornado? No, sì, vederlo. Che nel ching non gliene frega niente, si alza. Sì, ma cioè ti senti piccolo, Dio santo, intorno a te tutto. No, allora, infatti, bravo, sta iniziando a mettere insieme i pezzi. Loro in qualche modo avevano parlato di una supernova. Che uno dice, scusami, come la sai adesso questa cosa, no? Da dove è successo? Cioè, da dove fuori? Cazzo te la sei pippata, Star? Come sono c'è arrivati? Lo scatto del tempo. Se adesso si sta... Vedi che bello. Si sta tutto... Ti sta tutto portando a... Eppure manca qualcosa. Perché... L'occhio manca. Non solo l'occhio, ma ti l'occhio manca è un po' di fattore. Allora, adesso tu puoi decidere se tentare il gemello cenere e iniziare ad esplorarlo. Cioè gemello braci, sì. Più gemello cenere, perché gemello cenere per ora da gemello braci. Mm-hmm. Andare a questa torre alta energia, bla bla bla. Oppure se vuoi buttarti sul robo oscuro, anche se in effetti penso che a livello di interesse attuale ora gemello cenere sia un po' dopo, però è primaria. Che per esempio già questa cosa te lo spoilero, per me per esempio, no, anzi non te lo spoilero, cioè, io ora voglio entrare nel nucleo qui. Per me è diverso, per esempio, io per esempio quando ero arrivato a questo punto avevo già esplorato l'robo oscuro, per esempio. Ma è questo il bello, io adoro questa perché storia. A me aveva troppo casato di sentire il tizio. Ho detto no, io devo capire. Fammi capire. Ma io infatti non lo so. Sono molto indeciso. Perché io prima di tutto voglio tornare qua e entrare nel nucleo. Se vuoi puoi entrarci adesso, tanto. Ma quanto tempo avrò? Perché te frega tanto, ti posso garantire che gliela fai.
Va bene, zio. Si è rotto il motore. Esci dalla nave per le riparazioni. Quello di là. Occhio che così entri. Ok, e vale. No, ma infatti secondo me, cioè ti dico, il fatto del nucleo tipo grande che cioè si può centrare tanto per. Ma ecco, per esempio. Ma perché non riesco a. Ok, allora. Io devo entrare in questo qua. No, aspetta, vediamo quello allora. Che si muove in maniera diversa. Vedi, vanno tutti in senso orario, tu devi trovare quello che va anti-orario. È vero. Che cazzo è questa roba? Madonna, che ansia. Non lo so, è un bug? No, sei dentro il tornado. Porca puttana. Ti stai alzando tanto, stai uscendo. Io voglio uscire. Oh. Sei uscito. Buttati che giù. Ansia. Buttati giù che devi andare verso tutti i tornadi del cosmos. Ecco. Allora. Capiamo. Lui. Ci entro? No, non è lui, mi sa. Ma sembra proprio lui. Sì, qua prova. Ah, sì, è vero, era lui. Ah no, no, non è lui. No, non è lui. Io continuo a dire che è una delle cose più ansiogene, veramente. E via. Il creato. Ci si ributta. Che bella questa cosa. Adesso voglio guardarli. Devo andare da sinistra verso. Da destra verso sinistra. Questi qui vanno sinistra a destra, al senso orario. Vedi orario. Sinistra, devi cercare un anti-orario. Quello come lui, quello come lui. Quello come lui. Quello come lui. Madonna, cammina in mezzo a sti tornati. Madonna, dai. Che ansia, zio. Eccolo. Eccolo, l'ho trovato. Figlio di puttana. Bellissimo, raga. E correre in mezzo ai tornati, cazzo. Per gettarcisi dentro, poi. E io mi lascio trasportare. Zio. Vai giù? Ah, giù. Tocca a me. Adesso sì. Eh no, ah no, io non ti sei fatto buttare, aspetta. Forse sei uscito per un attimo. Cazzo. Vabbè, ce l'hai, ce l'hai. È lui tanto. No, forse sei sempre sentito. Ah, cazzo, non posso. Mi sa che è lui, È lui, ma non va. No, ti occhio che è sinistra destra. Sì. Vabbè. No, ci siamo. Cazzo. Però era lui, non so perché non l'abbiamo mia... trovato, ma è perché senti quando ti vibra. Aspetta che siamo sempre stati in un altro tornado. Senti sempre quando ti vibra. Finché non ti vibra. È lui? Sì. State no, fai gli stessi movimenti degli altri. Per fare il movimento. Madonna. Non è strano. Però no, è su. Bellissimo comunque. È l'ansia fatta a gioco. Cazzo. Cazzo, zio, ma che ansia. Si qua sono le meduse di Elden Ring. Sì, sono proprio loro, esatto. Ci sarà qualcosa. Cosa cazzo c'è lì dentro, per Dio? Il terzo modo. E io come ci arrivo? Qualcosa forse te lo dirà. Purtroppo non hai tutte le informazioni per entrare qui dentro. Io sento che un modo. Non lo so, è qualcosa di quantico questa merda. Come si fa a tirar fuori? No.
Mario! Oh, torna da me. Cosa cazzo succede? Ti sei fatto riprendere dalla corrente. Devo riprendere questa qua, ecco. Ah, c'è le cinture? Prova a rientrare. Vabbè. Sai che sei finito sotto. Sì. No. Sei uscito. Non sono uscito. Io sono uscito. Sei uscito. Vabbè, bro, ti posso garantire, non hai le informazioni. Quello che stavo facendo non aveva senso. No. No, questo qua io già conosco come c'è all'interno. Bene, io ti direi. Ricordiamoci che splendore che è stato questo momento. Mamma mia. Io ti direi, ricomincia. E se vuoi inizia a fare gemello bracci, se no vai subito su. Cioè, decidi. Sì. Una tua scelta, ovviamente. Non abbiamo ancora fatto nessuna supernova, per ora. Non abbiamo ancora fatto nessuna supernova perché effettivamente ora stiamo cercando di scoprire cose molto più piccole. Ora stai andando molto più nello specifico, ti stai intubando. Sì. E super. Ci sta, perché è quello che ti fa fare il gioco. Questa sezione è davvero super ansiosa, no? Stare dentro al cazzo di... vicino al cazzo di nucleo di un pianeta con sopra i tornado. Capisci perché è unico, cioè, capito? Nessun Elden Ring, nessun Dark Souls, nessun Porta, cioè, non ti danno questa cosa. È vero, è vero. È bellissimo. Io non so un Breath of the Wild, giuro, non lo so perché non l'ho mai giocato, ma sta roba non esiste. Io, sai cosa? È che effettivamente non riesco neanche a paragonarli, sì, col fatto che sono diversi. Diversi. Ma sono così tanto diversi e così eccellenti. Ah, ok. Vai su gemello cenere, ci sta. È lui. Ma non c'è quella minchia di stanga che li unisce. Dai, arriverà dopo. Vuoto. Vabbè. Forse devo entrare nell'atmosfera. Vai, 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 vai. Minchia, raga. Grazie per aver viaggiato con Daniele Arcifa Airline, proprio. A parte che l'ansia di Dio, veramente, cioè. Sono atterrato al Polo Nord? Sì, al Polo Nord. Sono curiosissimo, voglio vedere cosa fai, sono curioso. Io ero andato subito sul gemello bracci. Allora. Piano, piano, perché no, qua più è proprio... vicini, più vai... Vedi che anche questa è una cosa. Che ansia, per Dio! Qui la gravità, dato che sei molto vicino al sole, è variabile, vedi? Sei passato a 0.5, prima eri 0.6. Madonna. Varia. Io sto ti camminando. Dico che arrivi a punti in cui sei a 0.2. Io quindi... sto. La Madonna. Quindi. Mi attira? Cosa cazzo sei tu? Bracci. Ok, posso dire? Che ansia. Zio. Ma in che senso? No, zio, che ha... io entro. Zio, è un'ansia però, eh. Ma mi avrà preso? Oh no. Occhio, porca puttana. No, raga, ma che ansia. Oh. Tu sei mio. Sei mio. Rallenta. Madonna. Guys, okay. Vuoi un consiglio? Sì. Per Dio santo. Raga, è una delle cose più veramente più ansiogene della mia vita. Sì, non te voglio vedere. No, se c'è il pesce urlo. No, non è. No, il pesce lascia perdere. Vabbè, là non mi sembra di poterci andare. No. Rischio, non so, ci sono le sfide. Questa casa, questa merda viene da Rovo Oscuro. No, è un cactus quello. Ah. Adesso pian piano capisci
Questo è il pianeta che ci metti forse un po' più tempo a capire tutti i suoi meccanismi, ma è incredibile. So che devo salire le scale, no? Oh, madonna, che... Beh, ma sono quadri questi, comunque. Eh? Segnale non identificato. Ma lì? Vicinanza. Prendi... Aspetta, perché non te lo ricordi, mi sa. Oddio, per un attimo. Tieni il muto. Vabbè. Prendi il Y, fidati. È più facile. Che mi mancava uno. Vai. Bravo, mi sfrutta bene la gravità. Però mi sa che non ho più. Non ce l'hai più, però ci sei. Fidati, alla fine puoi fare tutto. Posso fare tutto tranne questo. Opla, ci sei. Beh. Come cazzo sono finito? No, vabbè, io. Cioè. C'ho l'ansia. Gemello braccio è buio. E poi tra un po' capisci anche come funziona. Ti posso garantire che adesso sei ancora fuori. Cioè, è incredibile, guys. È incredibile. Comunque sì, qui c'è poca gravità, quindi nei giusti picchi, se più impari a usare il jetpack, più puoi, cioè tu ci viaggi proprio. Sì, ma è presente veloce. Quello che prima ho fatto sul meteorite. Sì, sì. Qui pure, cioè proprio ci voli. È sempre là che posso andare se tutto va bene. Ah, secondo me se ti dai una buona spinta in alto verso di lì ce la puoi fare. Non proprio fermare l'altro, bravo. Vai, bravo, posto. Fermo. Buona. E rispari. Dritto per dritto in su. Sì. Bravo. Bomba? Ti prego, dimmi che c'è una cazzo di stradina. Non c'è un cazzo, dai, ho già capito. Quella è la mia nave? Sì. Ho parcheggiato. Non. Ma pare che non ho parcheggiato. No, ma va, parcheggiato la mia a 600 esatto. metri. E la nave di forse. È il mio fratello qua. E lì. Lui è bellissimo. Piccolo! Che cazzo fai? Sei nuovo! Santo spazio, sei tu! Salve! Mi pare di capire che il tuo primo lancio sia andato bene. Ti do il benvenuto sui gemelli Clessidra. Attenzione alla sabbia. Eh beh, sì. Che figo la Clessidra. Che figo, bravo. Che figo. Quindi si spegnerà piano piano questo pianeta. Si riempie di sabbia. Scoglio Corno mi ha chiesto di aggiornare le nostre mappe stellari, per cui sono qui per eseguire delle osservazioni. Devi sapere che questo è uno dei posti migliori del sistema solare per l'avvistamento di eventi astronomici. Dici che è il meglio per trovare la luna quantica, sarà? Vorrà dire questo? La cosa strana è che oggi ho individuato ben due supernove. Pure lui sta nell'anello. No. Solitamente solo vederne una è un colpo di fortuna. Guarda le stelle, tiene gli occhi ben aperti, magari riuscite a vederle. Sono quei lampettini che avevi visto. Cioè io quindi quel... Te l'avevo detto all'inizio, quando vedevi quei brillucci. Te lo spiegano. Sì. Non le puoi raggiungere, sono altre supernove. Sono altri sistemi con altre supernove. Quindi i nostri fratelli Nomai volevano coprire Gemello Cenere per evitare che in caso di supernova si andassero persi i ricordi. Può essere, sì. Può essere. Io ti risponderò sempre, può essere, anche se sì, ci hai azzeccato. Sì. Ho trovato qualcosa. Ho trovato le tue annotazioni sul cratere più grande di Sfrido. Può essere, non mi ricordo. Era la prima cosa che hai visitato. Ok. Ah, è vero. Davvero? Spero che ti siano stati utili. Il pianeta di cui ti parlavo era completamente o forse solo parzialmente ghiacciato. Ma è difficile stabilire quanto sia stato più freddo di profondo gigantesco. Un tempo era il quinto pianeta del nostro sistema solare, ma ora, come puoi notare, non c'è un pianeta del genere. Al suo posto ora c'è Rovo Oscuro, che è cresciuto, per così dire, nello spazio un tempo occupato dal quinto pianeta. Quindi Rovo Oscuro è un tumore, praticamente. Si è mangiato, sì, è una sorta di tumore spaziale. Insomma, Rovo Oscuro è comparso
all'interno del quinto pianeta e è proprio sì, proprio tumore. Sì, sì. Ha cominciato a distruggerlo dall'interno. Alla fine il pianeta è andato in pezzi, i suoi frammenti sono scagliati nello spazio. La cometa? No, la cometa viene da fuori del sistema solare. No, il pianeta sì, viene da fuori. Il pianeta è andato a pezzi, infatti se ti ricordi avevi trovato per esempio quel frammento nella tua nel tuo villaggio. Succede. Quella merda non è che sono semi? Sono semi. Se sono semi vuol dire che questa merda cerca pure di espandersi, è un tumore. Alcuni di questi frammenti sono entrati in collisione con i corpi celesti del nostro sistema solare, tra cui Sfrido. Per cui credo che il maggiore cratere si sia formato in questo modo. Ah sì, poi ovviamente, esatto. Osservato a occhio nudo, le supernove appaiono come delle stelle molto luminose. Ma ingrandendo, ingrandendo la visione col tuo segnaloscopio, vedrai che si tratta di gigantesche esplosioni. È quello che hai visto prima. Le stelle con più massa concludono il loro ciclo vitale diventando delle supernove. Ecco perché è così raro che se ne vedano due in un giorno solo. Mi chiedo, e se qualcuna di quelle stelle fosse più antica di quanto pensassimo? Ah, dice tipo, e se anche noi stessimo per... insomma, cosa ci fai qui fuori? In questo momento sto catalogando delle stelle. Scoglio Corno ha notato che le nostre mappe stellari sono obsolete, per cui mi ha chiesto di aggiornarle. Ti prego di non riferire agli altri ciò che sto dicendo, ma a volte ho la sensazione che qui nessun altro viaggiatore oltre me abbia qualche interesse scientifico. Magari non dirlo neanche a Scoglio Corno, credo che non vorrebbe sentire ragioni. Io andrò a dirglielo. Non so se si può. Non puoi farlo. Ok. Cosa c'è da esplorare da queste parti? A essere sinceri, non ho mai lasciato il letto asciutto di questo lago. Era un lago. Non per vantarmi, ma me la cavo piuttosto bene con un piccolo scout e sto fotografando tutto senza dovermi muovere dal mio accampamento. Bravo. Beh, effettivamente da qua, come diceva lui, è il miglior posto per fare questi avvistamenti. Hai visto la zona dove c'è quell'antico relitto dell'emisfero sud di Gemello Braci? Non ho capito un cazzo. Hai visto la zona dove c'è quell'antico relitto nell'emisfero sud di Gemello Braci? Sì. No. No? Non l'hai visto ancora. Gemello Braci è questo qui. È questo qua, sì, sì. Ah, no, non l'ho visto. Quello che proietta un fascio di luce nel cielo. Sorprendentemente non si tratta del lancio fallito di uno dei nostri, ma di una nave nomai. Quella che avevi trovato anche su Vuoto Fragile. È una delle tre sonde. Dobbiamo andare a prenderla. Quella l'ho trovata, devo trovare questa e poi devo andare su Rovo Oscuro. Sì. Ci sono ruderi nomai dappertutto sui gemelli. Ma neanche un insediamento, stranamente. Credimi, se ce ne fosse stato uno l'avrei avvistato col mio piccolo scout. Ma allora dove vivevano? Ovviamente non in superficie. Il sottosuolo di Gemello Braci è un dedalo di caverne. Probabilmente la risposta si trova lì sotto, Gemello Braci. Quindi qui. Quella colonna di sabbia cadente è molto pericolosa, sì. In una scala da 1 a siamo spacciati, direi che siamo attorno all'8, però niente male. Al momento la sabbia scorre da Gemello Cenere in direzione di Gemello Braci, ma sapevi che il processo potrebbe essere invertito? Non siamo ancora sicuri del perché la sabbia scorra tra i gemelli, ma sembrerebbe un fenomeno naturale. Oh, se vuoi vedere qualcosa di interessante, controlla l'altro gemello. Quando sarà fuoriuscita ancora un po' di sabbia, ti garantisco che non sarà una delusione. Quindi io... cioè, ora io... Ok, aspetta, prendi il segnale. Quello lì. Prendi il segnale suo. Ancora ti dice, aspetta, che non hai identificato. Il segnale... di Sert. Di Kert. Non so come cazzo si chiama. Che cazzo era? No. Aspetta, come si faceva vai da lui, avvicinati, esatto. Guardalo bene in faccia, a posto ce l'ho. Ok. Allora, guarda bene anche solo sotto, tipo adesso, anche solo per farti capire. Forse qui non si vede ancora. C'è sabbia. C'è sabbia. E questo. E quindi se ora io vado a vedere Gemello cazzo in culo. Esatto, così si chiama, non lo ricordavo. Che cazzo è quella roba? No raga, ma che cazzo, ma... cioè non c'era nulla quando ci sono andato io, assurdo. Vabbè guys, alla fine è stato bello anche per me. Vai, sai, ce la puoi fare. Oh. Allora, vediamo che cos'è questo posto. Puoi anche catapultartici se vuoi. No, se lo so.
Ma che cazzo gli è successo? Quella che cazzo è? Io non ho visto il momento in cui è accaduta questa roba. Accade piano piano. Ma era più largo? Sì, guarda. Quello lì è quella cosa che hanno costruito i Nomei. Sì. Ora, ti dico solo una cosa, che è forse l'unica cosa ora a posteriori che ti posso dire mi dà un po' fastidio, perché Certo, non so come cazzo si dice, dice una cosa che in realtà non accade. Quando dice che in realtà il processo della sabbia può essere invertito. Sembra un indizio, non c'entra niente. Bravo che me l'hai detto, perché mi stavo per fare mille. Anch'io, io mi sono fatto mille giri per tutto il tempo, ho detto nah, ci sarà un segreto, una cosa. Hai fatto bene a dire. Questa è proprio un'informazione che ti viene, è l'unica informazione che ti viene detta che non serve, perché non esiste questa cosa. È lui, cioè proprio, oh, stiamo proprio, ti sto prendendo il pelo. Lo sto dividendo in più parti. Ovvio che la colonna ti spinge giù. Ah, mi spinge giù. Devi sparapullarti sopra. Però lui sta facendo. Ce la puoi fare. Dici? Sì. E tu basta no, che ma esalta, io non voglio lontanati, farcela. Allontanati. Io voglio andare qui. Stai pensando a troppe cose, bro. Deciditi. Già non ci puoi più andare, tra l'altro, sei riempito di sabbia. Benvenuto in Gemello Braci, devi muoverti il culo fortissimo. Bello. Più vuoi vedere cose che stanno giù, e più ti devi muovere. Ti conviene a questo punto andare su, fidati, perché adesso tutto quello che puoi vedere qui è andata, quasi tutto. Esatto, spingiti ancora un po'. Bravo, ce l'hai. Vai. Sparati su. Occhio. No, che sfiga. Ah, cazzo. Aspetta. Ce la puoi fare? Non ce la puoi fare. Sparati su di che nuovo. Che figo, vabbè, comunque tutto questo merita tutto. Guarda. Devi andare verso la tua parte che stai finendo il carburante. No. Occhio, datti proprio un colpo con te, cazzo, non è il carburante. Sparati su. Dici, vai. Minchia, che corri, culo. Corri che c'hai solo l'ossigeno. Corri verso il carburante. Non riesco. La nave. Dov'è? Ce la puoi fare. 140 metri. Devi fare il giro. Non di qua, di qua. Giù. E giù. Madonna che ansia, ma dove cazzo sarà andata la mia nave? Sali. Vai, fai il giro attorno, l'ossigeno non è forte come il carburante. Vai, ce la fai. Che figo, guys. Che cazzo gli è successo sto posto? Sali su, fai pieno di tutto e poi... Ok. Quindi ha un senso il fatto... No. Ah, è là. Metti, aspetta, gira... Qui, ecco, Ale, okay. Via, è scelto. Quindi ha un senso il fatto di atterrare prima su Gemello Braci e poi qua. Quindi questo è un trucco. Madonna zitta. Ti conviene prima proprio. Non è una bestemmia. Ti conviene prima. No, ti conviene prima andare su Gemello Braci e poi su. E questo che cos'è? Oh, che sfiga però. Qui puoi vedere molto dopo la fine. Qui puoi vedere verso la fine della discesa. Perché c'è una porticina tipo sotto, ma devi aspettare che si riassorba tutta la scala. Ok. Ti consiglio, andiamo a vedere più che queste colonne, che alla fine sono relativamente poco importanti. Cosa devo andare a vedere? Vai dove sta questa colonna, vedi che ci sono dei punti delle torri. Vero. Io raga appunto a finire Outer Wilds entro stanotte, ma ovviamente dipende tutto dalla nostra stanchezza e quanto Daniele regge. Codinci. E quanto Daniele ovviamente. Tieni premuto X. Non mai mai. Urca, sei andato nel. No, gira. Questa è una delle cose più difficili da fare. Gira. Yorrow. È passato del tempo dall'ultima volta che ci siamo parlati, Pai. Che progressi state facendo tu? E idea, è vero, con i progetti per la stazione solare. Ecco la stazione solare. Forse qui posso andare alla stazione solare. Al momento la mia valutazione è che l'esito del nostro progetto sarà deflagrante, sia in caso di fallimento sia che di successo. Pai,
Sai bene che non lo trovo divertente. Ipotesi. Mi piace che lo fanno sempre questa storia delle ipotesi. Ipotesi. Passare dal tempo lontano. Passare del tempo lontano dalla stazione potrebbe giovare a entrambe. Mi interessa immensamente poter testare la tua ipotesi, Yarrow. Non si stanno molto simpatici. No. E al momento su questo possiamo dire di essere d'accordo. Ok. Davvero curioso? Rami invece trova il mio umorismo detonante. E non ricordo di aver chiesto che tu monitorassi questa conversazione, idea. Vai, no, aspetta. Ah, è vero. Non vedo come la velocità di propagazione del tuo umorismo abbia a che fare con tutto questo. E non ricordo di aver acconsentito a dare assistenza per la costruzione della stazione solare. Eppure eccoci qui. Quindi questa stazione solare sarà deflagrante sia che abbia successo sia che fallisca. E questa stazione solare ha fatto litigare. Sì. Devi arrivare lì. Rischio, ce l'ha scritto lì. C'era. Qui devi fare platform, l'ho fatto bene. Qua? Sì. Devi farti tutto il giro di tanti cactus. Come Gesù Cristo faccio. Con la precisione e la pazienza. Quando ti scontri con un cactus puoi rattoppare le ferite, ma insomma. Bravo, colpetti. Che cazzo devo fare? Sali. Vai. No. Vai, ce la fai? No. No. Per un attimo è. Tutto da Dio, ma ce la potevi fare. No, a sbattere a un certo punto sbatti. Sì. Difficile. Ma bello. Però quello qui stavi andando dove pensavi tu. E ovviamente ti mettono anche la difficoltà. Ti posso garantire che su, per esempio, su Gemello Cenere, sì, prima di questa cosa ci sono altre cose che puoi scoprire con molta più calma. Allora io penso che faremo prima le altre. Cioè, poi domanda, anche perché quando per vogliamo cenare? Vogliamo interrompere subito? Esatto. Stacchiamo, dai. Ragazzi, questa è stata una puntatona più o meno della durata, penso, di un'oretta e venti, un'oretta film e un quarto. Infatti forse la dividiamo anche, sì, non lo so. Tanta roba, mi fa molto piacere che Dani abbia ripreso, mi fa molto piacere che hai gasato. Io sì, spero, oggi Daniele si è riposato tanto, io pure, sì, anzi io un po' di meno, però vabbè. Quindi forse oggi piuttosto ci ammazziamo, ma ce la facciamo. Magari arriviamo tipo alle 5 del mattino. Eh sì, poi bestemmio. Però io e te non abbiamo mai fatto una maratona mai, è vero, forte, eh. Però potrebbe vediamo, anche dai, essere la vediamo volta buona. E niente, questo qua. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao guys.